pensa che la sua compagna sia fedele. E che lo sa, questo è un punto interrogativo. Ma lei è stato fedele o è fedele? Lei è fedele. Mai sono stato. Lei è stato fedele? Io sì, sempre. Noi pure. Bravo. Perché siamo della vecchia guardia. Prima il fidanzamento durava 5-6 anni, per cui uno conosceva il carattere della controparte, no? Adesso? Adesso invece dopo un mese si sposano, poi si lasciano, fanno le corna, eccetera, eccetera. Che non va bene. Che valore ha, che ruolo ha la fedeltà in un rapporto? È importante la fedeltà. E ci vuole solo fedeltà? Fedeltà e comprensione. Rispetto. Ma non bisogna derogare da questi principi. Pensi che la tua compagna sia fedele? Non lo so, penso di no. Volevo solo sapere se la fedeltà è importante in un rapporto. Credo di sì. Tu sei fidanzato? Sì. Quanto? 4 anni. C'è qualcosa che vuoi dirle? Ma non lo so, dai. Tu sei fedele? Sì. E diglielo. Ma lei lo sa. Sono fedele. Dimmi soltanto, aspetta un attimo, non me la investire adesso. E dimmi soltanto una cosa carina, non so, c'è il fidanzatino? No, ce l'avrai. Ti prego. Ce l'avrai, no? Come deve essere questo tuo fidanzatino? Come sarà? No, non ce l'ho. Ho capito, come sarà? Come lo immagini? No, non lo so. Fedele? Sì. C'ha la vita da singolo rispetto alla vita della... Vabbè, tu sei una persona libera. Adesso sì, rispetto al film. Magari, prima come eri? Occupato? Occupato, sempre più impegno. E poi? Poi niente, adesso posso fare quello che vuoi, non devo dare retta a nessuno. Per esempio potresti giocare con noi, noi stamattina ti facciamo cercare qui a Lecce una persona che magari ti interessa, tu ce la indichi, noi la avviciniamo, sei disposta a conoscerti, vi facciamo approfondire questa conoscenza. Non è necessario, voglio dire, posso... No? Dov'è la... Non ti va di giocare? No. Magari può essere l'occasione giusta. Non è l'occasione giusta. Preferisco essere single. Non sei preparato? Non sono preparato. Puoi dare un consiglio a tutti i single che ci vedono in questo momento? Rimanete single e divertitevi quanto potete. Tu sei traditore o fedele? Sono fedele. Fedele. Senti, ti andrebbe di giocare con noi? Cioè praticamente noi stamattina ti facciamo fare un giro qui a Lecce e ti facciamo cercare una persona che in qualche modo ti può interessare. Allora, se tu ce la indichi, noi la avviciniamo, nel momento in cui lei è disposta a giocare con noi, te la presentiamo, così approfondite la conoscenza. Che dici? Cerchiamo. Sì? Ci sei? Oh, come ti chiami? Gianmarco. Gianmarco, gioca con noi a Batticuore, seguiteci. Bene, allora Gianmarco, qui a Lecce, come sono? Tu sei di Lecce? Di Lecce. Sono le leccesi? Belle, simpatiche. Cosa fai nella vita? Studente. Cosa? Scienze e comunicazione. Ah, benissimo, quindi che cosa ne verrà fuori? Giornalista o manager, sempre nella televisione, nella radio. Quindi magari sostituirai me a Batticuore. Vediamo se sei bravo stamattina, almeno a cercarti l'anima gemella. Quanti anni hai? 19 anni, dunque. Segno zodiacale? Bilancia. Come ti descrivi? Descriviti un po', vai. Beh, sono una persona sincera e sì, essere abbastanza simpatico. È una persona solare. Allora, Gianmarco è un ragazzo molto spontaneo, sincero, ha sempre la battuta pronta, non è mai triste, ti fa divertire abbastanza, per cui è proprio un bravo ragazzo, sì, è un grande, ecco. Peggior difetto? Troppo buono.
non ho visti difetti in lui, forse delle volte sta troppo in disparte, questo sì, però no, è abbastanza bravo, dai. Difetti per adesso non ho visti, forse che ogni tanto si strana un po', forse si fa un po' i fatti suoi ogni tanto, ma non penso che non sia un difetto questo. Miglior pregio? Simpatia, forse. No, Gianmarco è un tipo che piace molto la presenza femminile, infatti in facoltà preferisce stare più con le ragazze, cioè anche le conosce subito chiede il contatto di Facebook o il numero. È un tipo molto socievole con le ragazze. Infatti quando ho chiesto il mio contatto ho detto, ma sei normale oppure, cioè, tutto va tutto bene? Perché lo conosco da poco, però posso dirti che comunque piace molto anche alle ragazze. Allora, noi adesso gireremo un po', come potrebbe essere questa ragazza in grado di interessarti? È una bella mora. Mora? Alta? Sì. Quanto? Tu quanto sei alto? 1,86. Ecco, e lei sarà alta? Ma 1,75 più o meno. Di alta, altina, ok. Altre caratteristiche? Ben predisposta. Insomma, ben dotata. Sì, ben dotata. E viva la sincerità. How long must I wait? Allora, senti, qui a Batticuore c'è un piccolo problema che dobbiamo risolvere. Sai, a Batticuore si corre. Tu sei disposto a correre? A correre? Dai, un pezzetto. Dove devo correre? Dobbiamo correre per andare a cercare l'anima gemella o comunque questa persona con cui approfondi la conoscenza. Ti va? Corriamo. Dai, un pezzettino. Quanti metri dobbiamo correre? Quanti chilometri? Aspetta, fermati. Allora, decidiamo. Da dove dobbiamo andare? Di qua o di là? Andiamo di là. Andiamo di là? Sì. Pronti? Partenza? Quanto? Pronti? Partenza? Via! More than just a re-up, baby, you got all the puppets with the strings up, faking like a good one, but I call them like I see them, I know what you are, baby. Allora, Gianmarco, l'abbiamo trovata? Sì. Sì, solo che è entrata nel negozio. Nel negozio. Com'è? È alta, sì. E capelli mossi, sì. E mora. Ah. È una bella ragazza. Proprio come la volevi tu. Ma un segnale distintivo, perché possiamo conoscere. Aveva una borsa rossa. Una borsa rossa. Interessante. Allora senti, tu ti nascondi, noi aspettiamo che esca. Tu naturalmente diventi in disparte. La tua parte l'hai fatta, pure bene. Adesso tocca a noi. Vabbè. Hai fiducia? Sì. Ma ti batte il cuore? Sentiamo? Batte il cuore. Abbatti il cuore. Swagger of a champion, too bad for you, you just can't find the right companion. I guess when you have one too many makes it hard, it could be easy who you are. Allora Tommaso, l'abbiamo vista, ha effettivamente una borsa rossa, adesso andiamo a fermare, non si può attraversare col rosso, non si può attraversare col rosso, Tommaso, dobbiamo aspettare. Senti, ma si può attraversare col rosso? No. Possiamo attraversare. Ah no, dico, si può attraversare col rosso? No. Non si può. Non si può. Dove andate? In giro. In giro, per negozi? Sì. Ah, bella giornata oggi. No, non direi. Perché? È verde adesso. È verde, possiamo attraversare. Senti, aspetta un attimo. Come ti chiami? Scusami, ti posso conoscere? Come ti chiami? Andiamo di fretta, veramente. Sì, vabbè, io vengo con voi, non c'è problema. Anche se andate in fretta. Senti, ma... la faccio subito la domanda. Ma tu sei fidanzato? Sì. È vero? Sì. E lui come si chiama? Lorenzo. Lorenzo. Senti, c'è un ragazzo che ti ha visto, che ti voleva conoscere. Mi dispiace. No.